Abbiamo appena lasciato da parte alle nostre spalle questa cavalcata marina sulle onde dell'arcipelago delle Egadi, dove abbiamo ascoltato i tre aspiranti sindaco fare il loro appello finale, ma non solo, un po', il riepilogo di quello che è stata per loro la campagna elettorale. E adesso sono in studio, non più da solo, ma in buonissima compagnia, una compagnia istituzionale, quella della deputata nazionale, l'onorevole Piera Aiello. Ben ritrovata. Grazie, grazie di avermi invitata, è un piacere ritrovarla. Infatti, noi ci siamo visti qua in questi studi Alla durante la campagna elettorale. Poi in elettorale. questi anni solo una breve intervista volante per Sì. strada. Giustamente i vostri impegni da parlamentari vi impediscono, insomma, di essere sempre a nostra disposizione. Oggi ne approfitto, però è Oggi ne giusto. approfittiamo. Beh, innanzitutto, come sta? Io sto benissimo, ho riacquistato la mia libertà. Perché avevo le mani legate, perché comunque quando fai parte di un partito politico purtroppo devi sottostare a determinati ordini di scuderia. E io purtroppo non sono fatta per queste cose. Ho le mie idee, sono entrata in Parlamento proprio con delle idee ben precise e sono quelle alla lotta alla mafia, lotta alla criminalità organizzata. Purtroppo non c'è un programma, non c'è mai stato un programma. Su queste cose, in questi 2 anni e mezzo ho lavorato sodo, ho depositato 2 leggi importanti, una sui testimoni e collaboratori di giustizia per migliorare la legge del 2018, invece un'altra che è sugli imprenditori vittima di racket e di usura. Ora ci arriviamo, fermiamo un attimo perché l'onorevole Aiello è subito partita in quarta, aveva voglia insomma di dirlo anche insomma apertamente agli abitanti della provincia di Trapani e insomma a tutti quelli serviti dal segnale di Telesud. Però dobbiamo fare un piccolo passo indietro, è stata eletta la più votata, vabbè, obiettivamente un record di preferenze, l'onorevole Aiello con il Movimento 5 Stelle da pochissimo proprio. Dopo immagino insomma, un po' di tribolazioni alle quali appunto lei ha accennato in questo suo primo intervento, ha deciso di togliersi la casacca gialla del Movimento 5 Stelle e di essere solamente Piera Aiello indipendente, rispondendo certamente alla sua coscienza e alle persone che le segnalano insomma, le cose da fare, ma ha preferito, insomma, come diceva prima lei, essere autonoma e portare avanti le proprie iniziative. Non ha in questo momento né un partito né una sigla a rappresentarla. Saluta tutti, mi ha detto prima lei, io continuo a salutare tutti. Tutti. Ci sono un sacco di colleghi che lavorano bene, sapete benissimo che il Movimento 5 Stelle sta a livello nazionale, ma soprattutto a livello regionale, ha subito una specie di scissione. In Sicilia si è creato il Movimento Politico Attiva, che però è un movimento nazionale. In Parlamento e anche al Senato c'è qualche tribolazione in più, con dei mal di pancia, chiamiamoli così, che lasciano un po' da pensare per quanto riguarda il futuro e la compattezza dello stesso Movimento 5 Stelle. Non c'è ancora una decisione ben precisa, però, ecco, prima di fare spiegare le leggi, vediamo che ha intenzione di fare l'onorevole Aiello. Vuole rimanere così autonoma? Allora, momentaneamente diciamo che ho una fase di epurazione, voglio respirare la mia libertà appena riacquistata, proprio perché voglio lavorare e portare a termine tutto ciò che ho iniziato in questi anni. Certamente non sono fuoriuscita al movimento a cuor leggero, perché io fin dall'inizio ci ho creduto, credevo in tutto quello che il movimento rappresentava. Il problema è che chi non sta all'interno e non vive determinate dinamiche non può capire. Infatti molti mi hanno puntato il dito dicendo che io sono una traditrice, ma io fondamentalmente sto portando avanti gli impegni che avevo preso con il No, ma non si movimento. potevano portare avanti con il Movimento 5 Stelle. E no, perché praticamente su molti temi, su molte cose, per me non c'è un punto di ritrovo, per me è bianco e nero. La cosa che più mi ha devastata in tutto questo è stato quando ci sono stati gli arresti domiciliari dei 41 bis per quella famosa circolare.
Prima di uscire ho voluto verificare, perché noi abbiamo udito in commissione parlamentare antimafia il Romano, Basentini, tutti quelli che facevano parte del DAP, unitamente al ministro. Il ministro continua ancora oggi a dire che non è una sua responsabilità. È Ministro vero sì, Bonafede. buona fede, è vero sì. Che non è lui che scarcia le persone o li manda agli arresti domiciliari, ma bensì un magistrato. Però i magistrati si sono rifatti a quella circolare e la circolare, da quello che si può evincere, perché se vi collegate al sito del Senato, della Commissione parlamentare antimafia, potete andare a vedere le audizioni, sia Romano, Basentini che tutti gli altri che abbiamo noi ascoltato dicono che quella circolare è stata condivisa con il ministro, addirittura nell'ultima call, perché allora lavoravano per questo discorso del virus con A le distanza, videoconferenza. videoconferenze, il ministro si complimentò per questa circolare. Ora, di grazia, che cosa c'è da complimentarsi in una circolare dove dice che gli ultrasettantenni che stanno male, per carità, hanno diritto a curarsi, il diritto alla salute è sacrosanto per tutti. Io non ho mai detto nulla di tutto ciò. Però, ultra settantenni in galera, chi c'è? Solo quelli dei 41 bis, non è che ci stanno i lati di galline. E si devono curare nelle strutture comunque carcerarie. Così per come è successo per Rina. Rina è stato fino all'ultimo giorno in galera e fino all'ultimo giorno è stato curato, assistito, ma è morto lì. Perché una persona di certe caratura criminale. criminale non può uscire da lì, perché sarebbe come dire, vabbè, vai a casa, non hai commesso nulla. No, non si può, specialmente per un boss che ha sciolto un bambino nell'acido. Oh, cioè, è impensabile che queste persone escano dal carcere. Io su questa cosa non ci sto, perché io sono per la legalità, per la giustizia e per la verità. E in onor del vero, per la verità tutta, queste persone, una volta che hanno una condanna, devono rimanere nelle patrie galere, curati, assistiti, ma nelle patrie galere. Ma non c'è stato verso di far desistere il ministro Bonafede? No, perché vi siete incontrati a cose fatte? No, noi abbiamo appreso di questa circolare quando hanno iniziato a portare boss agli arresti domiciliari. Lei sa benissimo che un boss anche dalla galera stesso comanda e gestisce. Si è visto Figuriamoci negli se è a anni, casa. figuriamoci negli arresti domiciliari dove può avere modo di incontrare persone. E poi dico un'altra cosa, i 41 bis sono isolati, erano più sicuri in galera che a casa, che c'era la moglie, i figli, parenti che li vanno a trovare. Cioè è contraddittorio tutto questo. Allora Bonafede non li ha scarcerati, ma ha una responsabilità politica su questa cosa. E lui non accetta questa cosa, dice sempre che non è colpa sua. Invece lui ha una responsabilità Questa la politica. possiamo definire la goccia che ha fatto traboccare il Sì, vaso, è è stato l'inizio. la goccia che ha fatto traboccare il E vaso. prima? Prima questa cosa non è mai uscita, La facciamo la uscire dico in adesso, Telesud. anteprima. Quando io sono stata eletta, ho cambiato nome perché avevo le nuove generalità e poi sono ritornata a essere Piera Aiello, C'è stata pure una vicenda giudiziaria, che insomma. è stata Sì, tutta sì, sì, sì. tre archiviazioni ci sono state, perché l'aspirante candidata che voleva il mio posto è andata in 3 gradi di procedimento e sono state archiviate perché non avevo commesso il fatto, ma io ne ero sicurissima di questa cosa e questa cosa non mi ha proprio lasciata tranquilla, non mi ha fatto vivere, diciamo, giorni sereni, perché quando tu sai che non hai commesso qualcosa e qualcuno ti Certo. punta il dito, stai proprio male. Comunque, quindi, in quei giorni. Quando, no, c'era da regolarizzare il mio nome, cioè togliere ormai le nuove generalità che mi aveva dato lo Stato e ritornare a essere Piera Aiello. È stato fatto un decreto interministeriale, firmato da Bonafede e da Salvini, allora perché c'era il Sì. primo governo. Ministro degli Interni era. Sì,
Questo perché per quanto riguarda i testimoni, per il cambio di genitorialità è sia il ministro degli interni che il ministro di giustizia. Hanno firmato questo decreto interministeriale preparato dagli uffici che si occupano di testimoni e collaboratori, è un decreto che non è stato secretato. Tutti gli atti dei testimoni di giustizia e dei collaboratori sistematicamente sono secretati. Invece non è stato segretato. In più, questo decreto, fatto a mia insaputa e all'insaputa della mia famiglia, perché diciamolo, non ne sapevamo nulla, e in più la mia famiglia non è... Scusi, come facciamo a non sapere nulla? Stanno facendo un decreto per il... Io non ne sono stata messa a conoscenza. In più le dico un'altra cosa, molto grave. La mia famiglia non è mai entrata in un programma di protezione. In quel programma ci sono stata io e la mia prima figlia fino al 97. Dal 97 in poi io ero fuori dal programma, la mia nuova famiglia non è mai entrata in un programma di protezione e si sono appropriati della vita della mia famiglia in quel decreto senza fargli sapere nulla e ci ritroviamo che volevano iscrivere la mia famiglia nel comune di nascita mio, cioè a Partanna. 7 mesi, 8 mesi fa a Partanna è stato arrestato l'ultimo degli Accardo con l'accusa di essere il braccio destro di Matteo Messina Denaro. Ora, io non dico che a Partanna sono tutti mafiosi, però ci sono ancora dei mafiosi, perché molti partannesi sono brave persone che si stanno dando da fare, che vogliono riscattare quel paese ed è giusto che sia così. Io sono felicissima se il mio paese un giorno esce fuori da questa questione trentennale. Però comunque ci sono ancora persone, è stato arrestato, non è che me la sto inventando certo. Io. E iscrivere la mia famiglia lì, alla luce del giorno, sarebbe stato disvelare la località protetta dove si trovano. Cioè si è firmato un decreto interministeriale appropriandosi della vita di persone che non stanno in programma di protezione mettendole a rischio di vita. E invece cosa avrebbero dovuto fare? Questa cosa l'avrebbe, a parte il fatto che la mia famiglia ha detto noi siamo dalla tua parte tutto quanto, ma questa storia passata non ci appartiene. Noi vogliamo essere lasciati in pace così per come lo siamo stati per tutti questi anni. Calcoli che i miei figli hanno saputo che io sono Piera Aiello, una 3 anni prima di candidarmi, l'altra 6 mesi prima di candidarmi. Loro non sapevano assolutamente che io fossi Piera Aiello, perché mi conoscevano con un altro nome. Certo. Perciò lei calcoli, queste ragazze, fra l'altro erano minorenni, catapultate in tutto questo marasma, si sono appropriate della loro vita. Attualmente ancora la cosa non è stata risolta. Il vice ministro Crimi, che ha la delega sui testimoni e collaboratori, ancora ad oggi non ha sistemato la questione. I miei figli oggi non sono né carne né pesce. Mi faccia capire meglio qual è il problema. Il problema sono le iscrizioni nei comuni, che per non disvelare non devono essere assolutamente iscritti a Partanna, ma bensì località protetta o qualsiasi altro posto. Okay. Ma il discorso non è questo. Lei pensi mio marito, dall'oggi al domani si è trovato sposato, dall'oggi con Pinco Pallo, domani con Piera Aiello. Senza che fosse... Lo sapeva lui. No, lui sapeva, ma formalmente, sulle carte... Ma di che cosa stiamo parlando? I miei figli attualmente al comune non risultano avere una madre perché mi hanno tolto l'uno e l'altro nome. Cioè qui le cose sono talmente imbrogliate che non si capisce più niente. Se mia figlia deve andare a fare la carta d'identità essendo minorenne, io dovessi firmare il documento, non lo può fare. Ma mi scusi, però lei insomma è lì alla Camera dei Deputati, non riesce insomma ad accelerare questo iter, no. Ma non per amicizia, no. Ce l'ha lì a portare mano, se tu pure riesci a fare. No, assolutamente, e lei pensi questa cosa. Allora, io essendo deputato ho questi problemi come testimone di giustizia, chi non è deputato e vive nel limbo e ha altri problemi, le pene dell'inferno che passa.
Ok, capisco l'amarezza e capisco le difficoltà, o meglio, provo a capire, obiettivamente non vivendo queste situazioni, magari lontanamente riesco a immaginare. Ma il Movimento 5 Stelle che c'entra però? Assente. Cioè lei ha chiesto aiuto al No, ascolti, Movimento? no, il ministro è del Movimento 5 Stelle. Il E sottosegretario avrà che detto, c'era ma non è prima. colpa mia, i burocrati. No, aspetti, il sottosegretario che si occupava prima della, che aveva la delega sui testimoni, che era Gaette quando c'era la Lega, ed era del Movimento e non ha fatto niente. Anzi, ha fatto, a quello che capisco, sto decreto interministeriale, perché da lì è partito per farlo firmare i ministri e praticamente, come si dice in siciliano, mi consumavo. Ora è arrivato Crimi, il viceministro, è del Movimento 5 Stelle e io ancora sono lì. Se io come deputato ho queste problematiche con persone del mio partito che non capiscono l'importanza di vita e di morte di un testimone quando, che per anni sta nell'oblio, ma mi dica di grazia un altro testimone, poveraccio, che non ha conoscenze, che non può spingere la cosa, poi può fetere, come si suol dire in siciliano, può fetere. Allora, siccome io mi occupo dei testimoni e ho sentito 45 persone, testimoni, collaboratori, imprenditori, e le problematiche sono abnormi su tanti tipi di campi, perché ci sono testimoni, imprenditori che appena entrano in un programma di protezione, in automatico la loro azienda fallisce perché burocraticamente il sistema non si occupa della chiusura dell'azienda, di sistemare le bollette e poi a questi ci arrivano papiri dall'Agenzia delle Entrate, papiri da Equitalia che non si capisce di che cosa devono pagare. Quindi c'è questo vulnus, diciamo, questa vacatio nella legislazione italiana. E Non è nella legislazione, le leggi ci sono. allora? Probabilmente non vengono applicate, probabilmente perché la questione testimoni e collaboratori non è una questione perché loro la trattano da falsi burocrati. Ok. In tutte le situazioni, lei mi può insegnare questo, basta un minimo di buona volontà. Se non c'è buona volontà a sistemare determinate situazioni, dopo anni si incancreniscono. Sì, ci sono imprenditori che aspettano risposte da 20 anni, da 15 anni, da 10 anni, ma è normale. Queste situazioni, se non le risolvi subito, poi si incancreniscono, peggiorano. È come dire, c'ho un raffreddore, non me lo curo, mi viene la bronchite. Ora come ora, un raffreddore a Questo. bronchite, siamo guardati malissimo. Sì, è questa la situazione. La situazione testimoni, collaboratori di giustizia è questa. Io purtroppo, non avendo deleghe, non avendo nulla, e me ne guardo bene perché non ho mai chiesto posti apicali, ma chiedevo soltanto di essere ascoltata e questo non è successo. Perché lo sa come mi è sembrato quando io, purtroppo io ho 30 anni di esperienza, perciò qualcosina forse l'ho imparata, Certo. le leggi le so, so come funziona la situazione. Magari se suggerisco qualcosa mi viene detto no, ma sai, non è così, ma come non è così? E poi fanno il riscontro ed è come gli dico io. Ma che ci vuole ad ascoltare una persona? Io non ne ho chiesto la poltrona, io la poltrona non l'ho chiesto, non ho chiesto di essere sottosegretario, non ho chiesto di essere viceministro, non ho chiesto nulla, non mi sono candidata in nulla. Chiedevo solamente di essere ascoltata, ascoltata dal mio partito, nonché dalle persone preposte nei posti dove c'erano queste problematiche. Io sono entrata in Parlamento per questo. Se non lo posso fare, che ci faccia stare a schiacciabottoni? No. Senta, la domanda la devo fare per forza scortese, lo capisco, però la devo fare. Non è che l'ha fatto per tenersi lo stipendio tutto intero Ma invece di quando essere. E come mai? fa? Come fa? Allora, fino adesso io ho rendicontato tutto, fino a poco prima di uscire. Non possono dire che sono uscita perché non volevo rendicontare, perché se andiamo a vedere, c'è un format che lo può vedere chiunque, di ti rendi conto, Sì. ci sono persone, i big della situazione che non rendicontano da dicembre, perciò non mi possono dire niente perché io ho fatto sempre le cose in regola, nessuno potrà dirmi nulla. Da oggi io sto facendo dei progetti particolari. Sono andata, come poco fa l'ho detto, nelle carceri minorili Sì, e me lo delle diceva donne. prima di iniziare la trasmissione, adesso glielo facciamo spiegare. Ho fatto un giro nelle carceri, fra le quali sono stata a Nisida.
che è un carcere particolare minorile. Ah, sì, però siamo al Cenacolo, sì. E in più in carcere di donne, dove la problematica che è emersa è il dopo che scontano la pena. Certo. Vengono trattati dai reietti, vengono trattati dagli ultimi. Allora loro dicono, noi sappiamo di aver fatto un reato, noi vogliamo pagare quello che dobbiamo pagare allo Stato, ma ci sembra pure giusto avere un domani, se abbiamo espiato la pena. Allora sto vedendo se riusciamo a creare delle cooperative di lavoro per queste persone. Perché, dice lei, dice, ma c'è tanta gente magari che non ha lavoro, perché è giusto giusto per i detenuti? Vabbè, è uguale. Per i detenuti perché? Se noi quando escono gli diamo lavoro, loro non vanno più a commettere reati, non tornano più in galera, almeno si spera una buona parte di questi. Ma vale per tutti i detenuti o sceglie la tipologia intanto, di reati? Intanto lo facciamo, no, mica ci possiamo dare un lavoro a 41 bis. Diciamo ai ragazzini che sbagliano, i ragazzi che sbagliano, o alle donne che hanno spacciato droga, per una questione, perché lì è questione di fame, per molto spesso, io sono andata e l'ho constatato, queste cose, non lo fanno perché sanno accattare un Rolex o la macchina, ma perché devono sfamare i figli. Allora, in questi casi particolari, voglio vedere se riusciamo a creare delle cooperative con delle associazioni, e lì io darò il mio contributo. Metterò i soldini da parte, per esempio, vogliamo aprire una cosa di sartoria, dobbiamo chiedere poi contributi. Lo verifichiamo, quello che lei sta dicendo poi lo verifichiamo. No, non c'è bisogno, ve lo faccio sapere io. Ok. Ve lo faccio sapere io, perché io ho sempre mantenuto la mia parola, sempre. Che so, sartorie e cose, dobbiamo avere dei contributi sicuramente pure statali, perché se è una cosa abbastanza grossa ci vogliono soldini. Ah, una cosa. E vorrei che queste cooperative nascano dentro i beni confiscati alla mafia, che sarebbe un segnale sul territorio, mettere persone che hanno scontato la loro pena, e in più io sarò lì vicino a loro insieme a persone della chiesa. Insomma, sto pensando a una nuova libera. No, sto pensando al bene degli ultimi. E lì io darò parte di quello che davo al movimento, perché diciamocela poi tutta, noi davamo soldi a Rousseau e non sappiamo che fine facciano questi soldi. Perché no, adesso è un po' cattiva però. No, è vero, lei può andare a verificare, non c'è da nessuna parte una rendicontazione di Rousseau che ci dica cosa faccia di quei soldi, non lo sappiamo, a noi ci chiedevano i peli. E loro no. In più, quando io ho firmato il contratto col movimento, i soldi andavano per le microimprese. Certo, microcredito. Microcredito. A un certo punto non ci hanno fatto più versare in quel fondo, perché ci sono troppi soldi e poche richieste, e li versavamo in un'altra associazione che l'hanno fatto. Perciò io vorrei sapere, perché io ho firmato di darle al microcredito e li devo dare a un'altra associazione che fa capo a tre persone, tre big del movimento? Perché io devo dare questi soldi? A sto punto, scusami, li do io in beneficenza. Ci sono un sacco di associazioni che ne hanno bisogno, quelle sulle donne che hanno subito violenza, per i bambini. Posso anche darli io e rendicontarle a sto punto, se nel microcredito non servono più. Non fa una piega in questo momento. Io questo dico, cioè, non, perché io devo dare soldi ad un'associazione che non c'era? Si è sentita, diciamo, so perché si è sentita abbandonata, non tutelata dal movimento, o non condivide più la linea politica? No, mi sono sentita presa in giro, perché quando io ho avuto fatta la richiesta e sono stata chiamata per entrare nel movimento e candidarmi, io la prima domanda che ho fatto è stata questa: tu sai a chi stai chiedendo di candidarti? E mi hanno detto sì, proprio per quello che hai fatto negli anni passati, noi ti vogliamo. L'importante, gli ho detto io, che io posso proseguire a fare quello che ho in testa. Io non ho fatto cose a personam, io ho fatto delle leggi per i testimoni
non mi competono più queste leggi, perché io ormai sono fuori da quel sistema da troppi anni. Cioè, ho fatto cose per altri, pure per gli imprenditori, sulla legge 44-99, perché quando usufruiscono di questa legge che blocca tutti i pagamenti di tasse e quant'altro, non hanno accesso poi a gare di appalto, anche se sono scritti alla white list. Insomma, è un po' complicata momentaneamente spiegarla, ma è una bella legge che aiuterebbe, fra l'altro, il commissario anti-racket ad aiutare queste persone, perché gli imprenditori dicono: noi non ne vogliamo soldi regalati, noi vogliamo il credito nelle banche, quello che ci viene tolto al momento in cui noi denunciamo. Perciò, quando io voglio lavorare in questo senso, è ancora ad oggi una legge, ci sono gli emendamenti depositati, ancora non si sa quando viene discussa in commissione e ancora non si sa quando viene discussa in aula. Insomma, e sono passati 2 anni e mezzo. Ma sta facendo questo Movimento 5 Stelle? Io penso che quando sono entrati in quei palazzi hanno dimenticato le loro origini. Io penso questo. Invece noi, io avevo una nonna molto anziana che mi diceva sempre: qualsiasi cosa fai nella tua vita, non dimenticare mai da dove vieni. Certo. Questo. Una domanda intanto sul nazionale, abbiamo parlato di imprenditori, no? Da aiutare quelli che entrano in un determinato, insomma, sistema di protezione e non solo hanno subito. Ci sono tante aziende che vengono restituite ai legittimi proprietari dopo che sono state confiscate per mafia, passano decenni, famiglie, aziende, posti di lavoro distrutti, per poi scoprire magari che non erano collegato alla mafia. Abbiamo diversi esempi, così dicono le sentenze, giusto? E vengono ridate, tra virgolette, vengono restituite ai legittimi proprietari, ma completamente svuotate. I comuni, le associazioni che utilizzano i loro mezzi, o meglio che li prendono in dotazione, in gestione, magari non li utilizzano, non li mettono a posto e non sono più nemmeno in grado di restituire, beh, lì non sente di dover intervenire. Sì, io sento. È un'economia distrutta comunque questa parte, specialmente in Sicilia. Non solo. Cioè, praticamente non è solo questo che qui c'è da dire, che purtroppo è un processo qui dura 30 anni. 20 anni. A prescindere dal processo, no, perché cambiare la norma del sequestro preventivo. Lo so, potrebbe essere cambiato, c'è pure da dire un'altra cosa, che chi gestisce questi beni? Magari gente scompetente, magari gente che, come dico io, sono tutti falsi burocrati che parlano sulla carta, ma sul concreto poi alla fine non si fa niente. Purtroppo abbiamo avuto dimostrazione che spesso è così. Noi abbiamo, per esempio, pure aziende, una cantina sequestrata, le terre di Jafar, se non ricordo male, quella è gestita da persone che hanno messo, sono bravissime. Assolutamente. Anzi, quella cantina ha avuto miglioramenti e si paventava che praticamente volevano toglierla ora a questi ragazzi, queste persone che la stanno portando avanti, e la vogliono vendere. Io dico: perché? Perché? Se attualmente è gestita bene, lasciamola in affidamento a queste persone, specialmente se ha degli utili, e sta dando da lavorare a tante persone. Certo. E sappiamo che questa amministrazione di questa cantina è un'amministrazione pulita. Magari poi la vendiamo, se la comprano di nuovo i mafiosi. Assolutamente. Va bene, andiamo un po' più sulle questioni locali. Con il senatore Sant'Angelo, con il senatore Mollame. Allora, io sono amica di tutti, saluto a tutti. Tutti quelli del movimento non mi hanno nessuno tolto la parola, anzi, quando io, dopo aver già notiziato che volevo andare via dal movimento, perché ho mandato lettere a Di Maio, le ho mandate a Crimi, le ho mandate a Conte, ho scritto a tutti. Lettere per Antonio dove dice: me ne vado, o diceva: no, guardate, dicevo che così non quali erano le mie problematiche. Io dicevo quali erano le mie problematiche, dicendo che io così non potevo andare avanti. Non ho avuto risposte da nessuno,
da nessuno. Quindi lettera morta proprio. Lettera morta, di questo io non le provo perché ho le copie delle lettere, non potranno mai dire che non le hanno ricevute, a meno che non gliele hanno fatte avere i loro adepti alla situazione, insomma. Quando sono fuoriuscita dal movimento mi hanno mandato dei messaggi, mi hanno chiamato alcuni di loro e mi hanno detto che praticamente per loro non cambiava niente, che erano dalla mia parte. Allora chi l'ha definita traditrice? Come? Chi l'ha definita traditrice? Alcune persone dei meetup, dicendo che io lo facevo per soldi, perché siccome evidentemente o probabilmente alcuni colleghi lo hanno fatto per soldi, loro pensavano questa cosa, ma io sono una persona troppo trasparente, non potranno mai dirmi che io inganno le persone, e quando mi dicono che ho preso i voti del movimento per fare i fatti miei, non è vero, perché io in 2 anni e mezzo ci ho perso la salute, quello che non avevo perso in 28 anni di latitanza come testimone di giustizia. Ma perché, ma che senso ha fare certi accordi che si fanno fra politici? Se tu dici che quella situazione è un cavallo di battaglia del movimento, io la cosa che temo adesso, sa cos'è? Che il movimento dica sempre no mess, e adesso gli faranno ingoiare pure quell'altro. Perché lì si fanno tutti questi accordi. Certo. Io lo so che la politica è tutto un accordo, per carità, però se io entro in politica e io dico voglio combattere la mafia, poi arrivo là e non faccio niente, ma che senso ha? Non è questo il tradimento? Il tradimento? Perché loro la mettono sempre sotto la luce dei soldi. I soldi, questi soldi sono un tormentone, va avanti con i soldi. Cioè, ma non è così. Non è così. Io ho conosciuto un sacco di colleghi fuoriusciti dal movimento che non è così, che anche loro diranno noi al momento opportuno c'è un progetto. Andiamo al progetto, ma devo dire io quello che devo fare, ma non che ti devo dare i soldi e non so manco niente. Questa campagna elettorale amministrativa qua in provincia di Trapani. Andiamo, Per quanto abbiamo riguarda pochi minuti, così andiamo verso le chiusure. Marsala mi sono tirata fuori perché Lo so. Beh, aveva avevamo. provato a dire la No, io sua. ho provato a mettere delle persone responsabili Certo. e che potevano rappresentare Marsala, perché Marsala è una città grossa. Non si può pensare di amministrare una città come Marsala con leggerezza. Su tutto questo purtroppo ho notato che molto spesso si fanno le liste perché si spera di entrare dentro i comuni e si è scambiata le liste come l'ufficio collocamento. Non ho lavoro, me ne vado lì a lavorare, ma poi sta a vedere se il lavoro lo sai fare. E siccome non credo in quella lista, non credo, non ci ho creduto fin dall'inizio, infatti ancora prima che fosse stata fatta la lista, io ho detto queste cose a Cancilleri, le ho dette a Ignazio Corrao, le ho dette a tutti quelli del posto del Trapanese, a Sant'Angelo, a tutti l'ho detto, che io non credevo in quella lista così per come Era stata veniva strutturata. rappresentata dicendo apriamo la società, cosa che comunque era ben vista anche da Cancilleri, da Ignazio Corrao e ad altri, ma evidentemente il sindaco ha saputo piangere Vabbè. e si è conquistato questo posto. Il sindaco o il candidato Il sindaco? candidato, sì, ma non penso perché No, con sennò tutte. poi No, apre ma altri se, no, se, scenari. no, no, se vede a Marsala, insomma, ci sono alcune coalizioni di 9 liste, 10 liste, lì anche a votare un parente ciascuno, Sì. già i voti ci sono. Va bene, ultima domanda. Si sente attiva? Allora, È una domanda trabocchetto, diciamo così, se, no? no, io Voglio ieri. sottintendere altro, ma lei mi ha Ieri sera capito. sono stata a Bronte, Bene, dove si dove vota? ho C'è la lista di sponsor... attiva. no, ho sponsorizzato la lista di attiva, c'è anche un video che sta girando, ma non perché è attiva. Io conosco Sergio Tancredi,
Angela, ma tutti i ragazzi che sono fuoriusciti dalla regione, sono bravi ragazzi, sono brave persone che hanno dato tanto e stanno dando tanto per la Sicilia, perché si stanno impegnando veramente tanto. E allora io sono andata lì non perché è attiva, proprio per loro impegno su quel territorio. Poi ho conosciuto il sindaco che, essendo in opposizione, è riuscito. Parliamo sempre del candidato sindaco. Del candidato sindaco, è riuscito a fare opposizione alla chiusura dell'ospedale di Bronte, eppure per quanto riguarda le scuole, già lui in opposizione ha cercato di fare qualcosa di buono per quella città. Lui vuole creare, fra l'altro, come si può dire, dei gruppi dove stare insieme ai ragazzi per riportare i ragazzi in quei territori, perché sappiamo benissimo che i ragazzi, una volta che si diplomano per lavorare, se ne vanno fuori e buonanotte. Lui invece vuole far ritornare quei ragazzi, renderli partecipe della vita politica di quel paese, e questa cosa mi ha convinto. Poteva avere qualsiasi simbolo politico. Senta, onorevole Aiello, per far passare i suoi progetti di legge, no, e le sue aspirazioni non politiche, ma appunto di disegni di legge, deve avere per forza qualcuno che poi la accompagna in questi percorsi, un partito o comunque dei referenti. In questo momento allora, è nel gruppo misto. Allora, io sono nel gruppo misto. Con tanti, ma da sola. Sì. Come fa a farsi poi abbiamo deciso insieme a alcuni che siamo fuoriusciti dal movimento di fare una componente che non abbia simboli, perché noi non vogliamo più stare sotto nessun simbolo, mi creda, perché chi crede nei valori del movimento, perché io nei valori simbolo di una volta deriva ci dal credevo, greco simbolo significa ciò che unisce. Sì, no, ma momentaneamente abbiamo deciso soltanto di fare questa componente e portare le idee di ciascuno di noi nel Parlamento, e se ci sono le idee dei cittadini di raccoglierle e portarle nel Parlamento. Okay. Coordinatore dei lavori, per dirle, e portare avanti la componente la vogliamo fare per avere la possibilità di poter lavorare. Futuristicamente, di lotta di governo, di opposizione, come sarà? No, sicuramente in opposizione, se no me ne stavo dentro il movimento. Sicuramente. Perché non. Che senso ha? Allora veramente poi dicono si è uscita. Però che per mi ricordo, l'ho intervistata a lei, bellissima parola sul Premier Conte, ora si è pentita? No, allora Conte è una bravissima persona, poveraccio, poi con tutte queste cose che gli stanno succedendo, Covid e quant'altro, cioè non so come ne usciranno vivi da tutta questa situazione, perché è abbastanza, perché ogni cosa poi la colpa è di quella, si cercano le colpe. È una brava persona, il problema è che non è attento con noi, almeno con me non lo è stato. Avrei preferito che mi chiamasse per dire ma che sta succedendo? Almeno quello, forse avremmo sistemato le cose. Chiudiamo così. È stata con noi l'onorevole Piera Aiello, deputato nazionale, senza simboli, senza liste, ma con la sua storia. Grazie. Grazie, grazie, grazie. A presto. A prestissimo. Arrivederci, buon fine settimana.